Oddio, 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 non l'ha portato. E so io. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, bentornati su Race Room. Oggi correremo con le VTCR 2020. Vi ricordo, per chi non lo conoscesse, che Race Room è un gioco gratuito, ci tengo a dirlo, gratuito, non si paga abbonamento, non si paga niente, puoi scaricarlo e quando lo scarichi hai già dentro il gioco 10 auto circa che puoi utilizzare e 5 piste o 4 piste. Con queste cose tu ci puoi giocare quanto vuoi, come te pare, senza problemi, tutto il tempo che vuoi. In più ha dei contenuti a pagamento. I contenuti a pagamento costano relativamente poco per essere dei contenuti a pagamento, cioè una macchina potete pagarla tra i 2 e i 4 euro, facciamo conto, una pista sta intorno ai 4-5 euro. Ci tengo anche a dire che questo non è un contenuto sponsorizzato, cioè a me mi piace proprio il gioco e mi piace da sempre. Se andate a vedere il canale YouTube ci ho fatto una marea di video sopra, proprio perché secondo me questo è veramente un gran bel gioco, specie per chi arriva dal mondo console o comunque dal mondo dei videogiochi più arcade e vuole entrare in un simulatore un pochino più sofisticato senza starsi a impazzire a livello proprio esagerato. Stavo a dire, strano che non si è ribaltato nessuno, perché su Race Room capita facile che te si ribatta la macchina. Sì, comunque tutte le curve che c'hanno, cioè tutte le curve a destra col cordoletto sono a rischio ribaltamento praticamente. No, ma come questo giro non conta? Ma non ho tagliato niente. Fatta de merda proprio sta curva. Ma che palle. Purtroppo ho sbagliato nella parte centrale, sennò qualcosa miglioravamo. Sono a testa. Largo. Sono capottato. Sono io. Questo, se non sbaglio l'ultima curva, è un bel giro. O se non miglioro niente invece mi do una chiodata in faccia. No, io il delta in game non ce l'ho manco. 53,7, Paul, attenzione. Chi l'ha fatta? Io. Questo di cazzo piange poi. No, 6 decimi. Benvenuto nel mio mondo. Adesso capisci che cosa sto soffrendo da questa parte. Annullato. Niente, è finita così. Che schifo, eh. Sento delusissimo dalla sua solamente prima posizione. No, vabbè. Però mi stavo ammazzando. Diego, sei pronto per curva 1? Pronto. Perché mi viene addosso? Certo. Ma non potresti andare addosso a Cola Francesco, che è pericolosissimo? Cola Francesco è su un'altra traiettoria, non voglio fare. Ok, Hild. Il fratello frizzante di Cola Pinto. Allora. Oh no, mi chiude Cola Pinto. Cerchiamo di andarsene subito. Che queste sono brutte persone, ma io non avevo a che fare. Ma qua con la Pinto c'ha Renault. Sì, Megane. Bella molto esteticamente, bello. Oh. Sì. Madonna, sono arrivato a Ruto. Ah, lunghissimo. Io pure, lunghissimo. Dietro di te è entrato ancora più forte, Max. Infatti ne ha uccisi tutti. Oh mamma mia, sta arrivando. Sta arrivare, no. Io sono nel suo baule, eh. Ma io vi vedo, difatti, solo che è complicato guardare dietro mentre guidi davanti. Diego gli vale grazie il cazzo a Wurzio, perché No, è che di solito questi problemi non ce l'ho sempre, che c'ho tutti dietro, insomma c'ho pure uno davanti da seguire, insomma, e c'è un altro attaccatissimo a me, tra l'altro. Dai, io, qualcuno bussa, guardi che ho occupato, brutto. Mi faccia finire, ancora non ho finito, sto alla carta igienica. Molto.
Attenzione Diego, waving, waving on the street. Questi commissari di pista mi danno 3 mesi di penalità questi se faccio waving. Oh, dove vai? Un po' larghetto? Torna in pista. Qui è larghissimo. Evidente, sente la pressione. C'è un Civic dietro incollato. No, non è vero, è una Cupra. Ah, è Molteni quella Cupra, mi sa. Calla, è passato con la Pinto. Si è infilato Molteni, pure a me. Abbiamo subito il contemporaneo il sorpasso. Dai, mi sono liberato di Maresca per ora. Mamma mia, che bella che è la Megane comunque. Molto bella. Ma io anche nella realtà adoravo quella macchina. Sì, sì, bella, bella, bella. L'RS poi. Sento un Molteni molto vicino. Ti è passato, è passato. Passato proprio. La prossima volta a Molteni gli dà la password sbagliata, così si impara. Dai, vorrei la quarto. L'altra volta dobbiamo dare a te la password sbagliata, poca. Oddio, 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 oddio. Oddio, l'ho cappottato. E so io. Si è cappottato Diego addosso a Molteni. Non lo so se l'ha preso però. No, non ho preso, non ho preso. Porca troia, Diego. Devi rivederti il mio pod. Ma... Vabbè, ho perso giusto qualche posizione. Beh, posso immaginare. Giustamente farei notare che appena l'ingegnere... con la Francesco, eh? Ah, bravo con la Francesco, bravo. Sono primo. Io sono terzo. Vabbè, mo Molteni mi prende perché tu gli hai dato una catapulta. Farei notare che appena l'ingegnere ha detto che io ero forte, mi sono ammazzato comunque. Lo sto dicendo da 80 minuti. Così poi capite quello che subisco io da 2 anni invece. Comunque con quale leggiadria ti sei impantato? Sì, sì. Con la più delle... Oddio, 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 oddio. Come se fosse la cosa più normale del mondo. Dico, esatto, non è la MotoGP che piedi, eh. Qua in fondo. Tutto da rifare. No, non rifacciamo. No, difatti questo eviterei, insomma. Sì, sono rientrato in pista un po' a cazzo di cane, raga, però ci stavo a cercare di capire qualcosa perché ero mezzo rintronato dalla ribaltazio. Tanto vedo Sam che va a cercare il paninaro qui a Portimao. No, con la Francesco se n'è andato. Con la Francesco non ha potuto sopportare che mi sono ribaltato e se n'è andato. Sì. Attenzione, qui all'esterno su Sam, che però non vedo se sta all'interno adesso, penso di sì. Che cazzo sei? Purtroppo sto qui dietro, ma non ci vediamo. Non ti vedo, non ti vedo, pure di schiantare. Infatti sei passato. Sì. Attenzione Molteni esce forte qui. Adesso alla ricerca di ste bende. Attenzione, che fa? Mi spinge invece di passare? Cioè la Poca è talmente forte che sta solamente a 4 secondi dopo essersi ribaltato per aver fatto... Due volte mi sono ribaltato poi. Porca Eva, porca. Una gara che potevo vincere, raga. Bellissimo è stato. Peccato però, perché è un altro duello che potevamo fare. Sì, sì. Qua c'è Molteni che le puzza di uno che sta studiando la situazione perché è ancora secondo. Oddio, ha fatto un quarto tempo, quindi magari non è proprio la sua pista preferita, però... Oppure sta decisamente bluffando per evitare di essere bannato dal server? Può essere. Tanto proviamo l'attacco su ste tende.
per non ste tende attaccate a casa, anche queste tende proprio si chiama merda. Ok, dai che mi avvicino, dai che mi avvicino. Adesso ci abbiamo Maresca davanti. Ingegnere, certo che pure lei però una ribaltatina potrebbe farla, eh. Ma poi in DR è molto interessante come per me andrebbe una volta. Effettivamente. È una Giulietta TCR, così. Mazza, giro veloce. Mo stiamo un po' nella terra di nessuno, raga. E vaffanculo su due ruote ancora. Non è la MotoGP, mo ma attacco un po' sit sul cruscotto. Dai, dindena. Non dendenare. No. Due volte, cioè alla quarta ti lancio un muro. No. Capito? Questa è la curva dove è caduto Bagnaia? No, oddio, bisogna specificare pure la pista perché più o meno è cascato sempre, quindi. Eccoci. Oh no, se l'inizio. Poverino, non può parlare di altro quest'anno. No, ma vabbè, mi è venuto in mente questo, Lazio, cioè, ma non posso dire. Prima. Cioè, che il campione del mondo è cascato lì. Non mi ricordavo da un punto. Vabbè, vabbè. Niente, uno non può dire. Non può parlare di altro quest'anno, solo questo. Ma come se io ce l'avessi con lui? Ma chi sono un culo? Cioè, mica per niente, però. Vabbè, potrebbe dire anche la stessa cosa per Cobagnaia, Esatto. No, io so che lui è dispiaciuto di questo fatto, veramente. Ha detto che se mi incontra non mi saluta. E ci sta come cosa. Ma voglia. Dai, Moltecchio. Perché non è imbattibile Moltecchio qui, eh? Ha detto che farà proprio come se non mi conosce. Sarà molto realistico. Sì. Raga, ma penso che rimarremo in questa posizione perché questi anti non si ammazzano. Ma io c'ho Mazz dietro, non ho capito. Eh sì. Se... Attenzione! Dalla sua realtà aumentata sbuca un cyborg. A parte che c'è pure Maresca dietro pronto al pertucciarci. Ah sì. Cercavo di tenere il passo di Molteni che è buono. È un buon riferimento. Aia, slimitatina. Mazzo, ma te metti bella prima? No, raramente proprio. Forse con la curva più stretta. Alla fine, perché... Manda a Mazzo perché lui ci va aiuta. Ah. Alla penultima curva, sai. Anche perché... Le marce veramente corte stavolta. Appunto, prima ma che giù. Rischio. Se le avesse lunghe potresti metterlo. Ragazzi, sentito vedere la cosa. Può essere. Sei andato con lui? Ha tirato dritto nel muro, ragazzi. Che si sarà staccato il volante. Peccato per Dio che fa la catapulta, però era che bella palle, gara. Che palle, sì, era una bella gara. Ma quanto va la Hyundai sul dritto? Oh, mazzo. Ci sta pure una cosa chiamata scia. Vabbè, ho capito, io pure ce l'ho di Molteni, ma non andavo. Oddio. Oddio, oh, mio, vedo gente che si sta per cappottare. Era mazzo sul salsicciotto. Però non è bravo come te dire, la tenuta.
Beh, dicevo, in una certa classe comunque a ribaltarle così su due ruote. Tanto vedo l'ingegnere adesso qui. È figurato se non approfittava poi. Porca troia. Messi malissimo per questa curva. Ti butta dentro su Maresca. Sì, ragazzi, ci vuole maestria. Io ho fatto dei corsi per ribaltare a Giulietta così, eh. Molteni. Molteni tua. No, si stava cappottando pure lui. Una cappottata dietro l'altra qui e ripasso in testa. Niente, io vado lungo sempre qui. Oddio. Oh, però me la giocate. Me la giocate. Ancora 7 minuti, raga. Tengo l'interno. Cerchiamo di uscire più forte da qua. Siamo arrivati alla festa, non invitati. Guarda, la Giulietta non va un cazzo. Ci prova Michele. Si riaccoda però. Oh, porca puttana. L'avvocato si sta ribaltando un'altra volta. Sì. Attenzione, il pubblico chiede il bis. Cinque macchine, tutte appiccicate. Ma sei anche tu qua? Sì, sono arrivato. Madonna, fortissimo. Sì, ho rischiato il cappottamento tre volte per fare sta cosa, però. Passami, San. Eh sì, passa Mitch. Che no? Chi prova? Oddio, all'interno del salitone. Ah. Palungo, ecco poi. E niente, oddio. Passa anche Maresca. Con Nuno e il mirino adesso. No, ovviamente vado lungo. Ho preso la nuita. Eccolo. E vaffanculo, la soffa più su due ruote che su quattro sta pista. Proteggiamo, ancora sul dritto sul cazzo. Ingegner, io mi butto, allora. Dai. Ultimi 5 minuti, come sempre, riservano sorprese. Oh, mamma mia. Frena prima. Oh, all'interno. Pablo, aspettami, che questi con le Hyundai sono cattivi. Madonna, bloccaggio fumata di Pablo. Cubato nello specchietto. Ha finito, ingegnere, che io bussavo. Lei manco risponde. Sta col telefono. Oh, mamma mia, come sono vicino a Tarquini. Mats qui? Mats Tarquini? Vada via. Perché non sbaglia più? Prima ha sbagliato un sacco quando faceva quella curva. Qua con Pablo è durissima. Oddio. No.
E niente, è toccato a me. Ma te sei ribattato però, no? Sì, no, però mi hanno scaricato nel sabbione. Ecco. Hanno preso. Eccola. E l'avvocato la passa. Spiga di grano. C'era Vito lì a bordo campo. Crossover su Farming Simulator. Dai, non ci credo, guarda, 2 minuti dalla fine. Ma mo chi vi ripiglia più in 2 minuti? Niente, se leva dalla mia scia. Se leva dalla mia scia. Che cazzo. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Che rischio qui. Ma la vita persa. Oh, vicino a Maresca adesso. Ah. Devo prendere qualche tracklist. Tanto io tipo ne ho 56 e non ho mai impregnato. No, lo so, lo so. Un minuto e 57 alla fine. Mannaggia, proprio adesso mi dovevo rapportare. Non mi posso mai più riprendere in un giro. Oh, mamma mia, l'arbitro qui cercava nel taschino il fischietto. Oh, non vorrei dire. Hai detto non fai un errore? Bisogna sentire, le sue cuffate sono chirurgiche, non mi rompa. Tanto che lei è terzo. E io ero primo quando lei ha cuffato comunque. Low Fuel Motorsport. Attenzione. Ultimo giro. Speriamo che bastano 6 litri perché. Per conclude bene sta gara ci rimane che rimaniamo a piedi. È una piatta multipla. Oddio, dentro! Dentro su Maresca! Mamma mia che sorpasso! Curva 1! Clamoroso! Cerchiamo di coprire adesso con Manderbrot che si ferma in mezzo, cazzo! Oh no! Caro Manderbrot, io capisco che tu te volevi le vaghe ridoppiato, però almeno le avete dalla traiettoria! E sai perché li ho presi qua? Chi è questa gente? Se Manderbrot con Maresca. No, Manderbrot l'ho già passato, c'è Mazz. Ah, allora Mazz. Oddio. Cioè, se ribaltate vince pure, capito? Ma che vinco? Sono secondo. Vabbè, Molteni. Vabbè, Molteni non vale. Ha fatto il suo. Guarda, era arrivato di nuovo, cazzo. No, 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 no! Eccolo! Eh sì! Ma non ci credo, tutti all'ultimo dentro, giro! Incredibile! All'ultimo giro, non ci credo! Guarda mo che gli combino a loro! Ma porca puttana, Eva! Mamma mia! La provo in pieno! Le bandiere gialle, bandiere gialle! La fai in pieno dall'esterno? È troppo. Buttato un secondo posto. Ok, in pieno succede questo. L'avvocato mi dispiace. Cioè, l'avvocato. Ma l'ingegnere la smetta. Vista il cappottamento e regala posizioni. Peccato. Alla fine... Però che bella gara, mamma mia. Bella, cazzo. Oh, bella. Esperienza da ripetere. Quindi venite in live quando c'è Race Room. Se divertimo.